Buongiorno, sono veramente, veramente felice di avere l'occasione di intervistare qui accanto a me questo pezzo d'uomo con sigaro compresso. Abbiamo Pino Bertelli che ha fotografato grandi pezzi di mondo e piccole realtà, piccolissime micro realtà, situazioni sociali di tutti i tipi, esseri umani di tutti i tipi. A lui oggi voglio chiedere, Pino, quando tu fotografi la natura, qual è l'attenzione maggiore che gli rivolgi e in che termini ti poni? Sia per la natura, sia per l'uomo, il primo termine è fotografare lo straordinario nell'ordinario. E quindi la bellezza e la dignità in un uomo come in un albero. Cos'è secondo te oggi che potrebbe aprire nuovi orizzonti per l'essere umano nel suo rapporto con madre natura? Il rispetto. Se l'uomo non ha rispetto di sé, non può avere rispetto nemmeno per la natura. E la natura si ribella, come vediamo. In che modo, secondo te, si può insegnare ai giovani questo rispetto? Domanda difficile. Penso che l'esempio sia il migliore insegnamento. La parola viene dopo, come è stato nella storia della comunicazione. Prima è venuto il canto, poi è venuto il disegno, ma prima ancora sono nati i segni. Ecco, il silenzio a volte attraverso l'esempio potrebbe aiutare una persona a rispettare un fiume, a rispettare un albero, a rispettare un prato, e rispettando gli uomini si rispetta anche la natura. In che modo la tua arte fotografica può meglio comunicare questo rispetto per madre natura attraverso l'immagine? La semplicità al grado zero. Non importa fotografare, non c'è una regola, luce contro luce, ombra, sfocato, perfetto. L'elogio dell'imperfezione è al fondo di qualsiasi forma d'arte. La grande arte è stata quella che attraverso l'imperfezione è arrivata a giungere al cuore delle persone. Come un fotografo alle prime armi può approcciarsi per toccare l'anima della natura e comunicarla, secondo te? Leggere il libro delle istruzioni, non andare a scuola a imparare fotografia e farsi guidare dal sentire, mettere sulla stessa linea di mira il cuore, la testa e lo sguardo. Cos'è per te fotografare? È come spezzare il pane con un compagno di strada.